Cos'hai in testa? La parrucca. L'amore. Il Duomo ti hanno costruito in te. Che c'è già su da boh, 12 ore, 13 più 15, alle 5, alle 6. Dai che devi tirare il freno ogni mattina. Porca puttana. Notevole comunque. Buongiorno, io mi ero rimessa a dormire. Ho dormito tipo non so quante ore, giuro, tra stanotte e post colazione. E il Caldiroli sta facendo la doccia. E tra poco ci prepariamo che ce ne andiamo a Bussolengo. Ci siamo vestiti noi, siamo in partenza per Bussolengo. Sotto che la Finalmente una bicicletta. gara vicina. Finalmente. Finalmente possiamo partire con molta tranquillità perché ci metteremo 2 ore, proprio easy. Fate conto che adesso è mezzogiorno, quindi ora che partiamo effettivamente probabilmente siamo lì per le 3, tanto check-in è alle 3. E niente, stiamo prendendo le ultime cosine e chiudiamo tutto e ci leviamo dalle balle. E soprattutto dobbiamo fare la foto di rito. Eh Chiaro. sì, sai che meraviglia con questa cuffietta poi. Allora, foto di rito fatta, valigie messe in macchina, fatto. Direi che possiamo vederci direttamente all'hotel, così. Sai che in tutto questo video saranno guardando tutti solo la tua cuffietta? Che Scusa. bello. E fino a domani non la toglierò. Quindi domani scopriremo l'arcano che c'è qua sotto, sperando che ci sia ancora qualcosa di decente. Però sì, proteggiamo questa bellissima capigliatura fino a domani. Saremo una bella ciurma, anche stasera andremo fuori a mangiare e domani saremo in 28 a mangiare, cioè una roba disumana. Arriveranno anche i miei genitori, ci sono tanti amici, quindi siamo tutti... Cioè, è proprio una gara meravigliosa, proprio, proprio bella, bella, bella. Secondo me, se ti rannicchi, ci stai dentro, sai? Ragazzi, siamo arrivati finalmente in hotel. Questo è uno dei nostri hotel preferiti. C'è cioè il Caldiroli che sta facendo la pipì, magari mi allontano da qua. E è bellissima la camera, è gigantesca. Siamo al 12° piano e ci sono due letti enormissimi. Ed è meravigliosa. Poi c'è proprio un finestrone gigante. Guardate che bello! Tutto in legno lucido, gigante, grossissima la camera. C'ha quella cosa qua, sta particolarità di questa mega pancona, sta camera che è bellissima. Poi ci sono specchi giganti ovunque, così giusto per i check. Guardate questo quanto è grosso. E poi c'è quello in bagno, andiamo in bagno, quella retro. Retro Boom! Giga. Raga, è bellissimo! È uno degli hotel più belli delle gare che ci sono in Italia. Infatti, noi quando vediamo siamo sempre contenti. Adesso mi faccio Innamorati. salire in giro il telefono. Guardate quanto è figo! Bah, quasi che ti fai i check giusti anche qui. Appena ti colori, qua diventi proprio perfetto il marrone, quello figo, figo, figo. È come esaltarsi con poco. Comunque la capigliatura intanto tiene, speriamo. Abbiamo anche una bella vaschina che non useremo quasi praticamente mai, però fa niente, ce l'abbiamo e siamo contenti. E questo è il super lettone, cioè raga, guardate un singolo quanto è grosso, fate conto che ce ne sono due. Capito com'è, quanto è grosso? Una situation. Intanto aspettiamo. Siamo per iscrivere, come sempre, siamo pronti. Vieni, papà, vieni. Preparo il pane, ti lascio il domani mattina e faccio io oggi. Sì. Io dici.
ciao. Ciao. Quando vedo che siamo pronti qua per andare a fare la cena pre-contest. Ci siamo? Sì, sì. Benissimo. Sì, sì, sì. Stasera si va qua vicino fuori a mangiare. Si chiama la come? Fucina. La Fucina. E di solito è tipico per Bussolengo questo, questo ristorante. Vediamo cosa ci fa mangiare il caldiroli. Aria, fritta e gallette. Fritta no, aria. Aria e gallette. Annusiamo anche le gallette. Esatto. Siamo arrivati al ristorante Caldiroli, vuoi dire cosa posso mangiare? Sto cercando. Cosa? Niente. Allora, è arrivato il branzino alla Lucchetti, è arrivato il branzino anche alla Lola. Ciao Lola! Lei mangia quella a me? Peccato che io dovrei essere in carica, quindi ci sono dei problemi in questo momento. Comunque, branzino e gallette, ci siamo. È già buona che c'è. Qua, aspetta. Il tartar per i caldiroli. E lì abbiamo i nostri due grandi amici, Cicco e Alex, che è sparito. Non si sa più dov'è. Felice? Minchia, sì. Minchia, sì. Mangi il branzino, se vuoi facciamo cambio. Tanto il pesce sei, sei sicuro? Si può di fare. Di quello che stai dicendo? Si può fare. Ma con comprese le patate? No, no. La polenta no. Ah, è polenta, non sono le tacos lì. No, è chips di polenta. Ah, chips di polenta. Mara, cosa mangiamo stasera? Buon appetito. Noi andiamo di calorie pesanti qua. Per noi bikini, questa è la vita, ragazzi. Se volete fare le bikini, sappiate che il pesce è l'unica cosa che vedrete per molto tempo. Anche la foto. Solo pesce per le bikini. Solo pesce per le bikini. L'olio, dai, dimmi a me, chiedi a me che io sono questo. Un po' particolare. No, mi piacciono le verdure qui e gli oli. Io, ma tu hai la pasta o le gallette? No, io lo faccio niente la sera. Così è. Vero? Bevilo! Oggi sono a 40 gradi. Basta. Tanto. Sì. Pronta, forte. Non so se questo è meglio. Sono gli stretti di un anno di anni, c'è un problema. Ragazzi, se vede sul cognome, praticamente. Fa loro, tengo i commenti per là. Se le scarica io, amore. Ragazzi, stiamo tornando in camera dopo la cena. Adesso facciamo un veloce check tutti. E il colore. E il colore. Non va più il colore. Sì che va. Teoria. Speriamo. Va, va, va. Ciao. 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 Sei sonno? Adesso sì. Ci vediamo domani. Buonanotte Caldiroli. Buonanotte Lucchetti. Tappi? Amore, ho fatto la cacca talmente tanta che quasi si è intasato il cesso. Ma ha fatto proprio e si è appoggiato. E poi? Poi mi sono pulita. Ho dovuto mettere un po' di carta igienica per pulirmi, E poi ho tirato l'acqua. Ma ho dovuto star lì a tirarla un'altra volta. Oh, ma quanto è bella la mia tutina di Shane. Quanto? Mi stava un po' larghina, ma è bellissima e comodissima. Penso che terrò questa. Cosa dici, Caldiroli? Sì. Dai. Color salmon. Bella, bella, bella. Stiamo scendendo a fare colazione. Dovrebbero esserci già fuori gli uomini. Eccoli che si stanno facendo la foto. Li sentivo. Sentivo la presenza. La sentivo la presenza. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Andiamo. Good morning, my friend.
tra l'altro guardate che bel sole che c'è oggi, è meraviglioso, bellissimo. Siamo qui riuniti con le nostre colazioni, chi triste chi meno. Io mi guardo, non è chi meno. Io sono meno, mi sa. Oddio, tu la marmellata, c'è chi ha uova e riso. Vabbè, ma è una scelta tua, è amor proprio quello, eh. Certo, ti ho fatto un caffè doppio con acqua calda. Buono. Ci sta. Con tutta la tecnica dello sculacciamento, mi raccomando, perché sennò non esce come dovrebbe uscire. Poi, degustazione. Prendi sempre quella con meno, perché quelle buone rimangono alla fine e mangi. Buona. What? Come ha retto tutto quanto? 27 giorni che ce l'ho su, ci saranno i cagnotti. Questa è la fine a Natale, ragazzi. Sto risalendo in camera senza nessuno perché devo fare la cacca, infatti sono da sola nell'ascensore, duro in camera. Salve. Voglio due stanze, tra l'altro. Cesso! Wow, sei arrivati anche i fan, i supporter, ragazzi. Ultras. Adesso prendiamo i pompon. La luce è piena, completa. Oggi ci sarà casino dietro. Mi sa proprio di sì. Penso che sarà un vero disastro. No, sì. Tutto bello, tutto bello. Siete contenti? Contentissimi. Si vede, lo vedo, vedo, è arrivata un po' di luce in più. Si vede. Si vede, si vede. Si vede, vai, vai. Andiamo, andiamo in camera. Al mio segnale tutti a bustolengo. Lucchette, ci siamo o no? Ci siamo, ci siamo. Sto cercando la beata cannella. Beniamata. La paprika non c'è. No, cannella. Le basi. Però signora, ma già ecco, la serena, servita, riberita. No. Capito. La bellezza deve essere... preservata. Brava. Ma cavolo, se no gli vengo le unghie. Che dopo i 25 è un crollo. Che buone davvero. Stiamo scendendo per andare al backstage. Io mi devo ancora truccare. È arrivata anche la mia Sara Fatch e la Vale e i Caldiroli. Cazzo, mi dai la guancia, Caldiroli. Via, non mi riprendere. Guarda me. Qua siamo in fase backstage. Il Caldiroli sta iniziando a colorare tutti. Non manca tantissimo, quindi ci stiamo un po' avviando. Io sto mangiando un po' di gallette. Com'è? Tutto bene, amore? Insomma, sì. Ora, qua c'è un aggiornamento da dover fare assolutamente. Io sono sdraiata, ma c'ho queste persone che sono venute dalla palestra fino qui. Fino qui. E oggi bisogna andarsi da fare. Paris, Jazz. Salutate. Ci sono anche loro. Il mio canale. Raga, genitori, amici, ho fatto la cacca 5 volte, penso che la farò 6. Sì. Sto facendo un sacco di cacca, se volete saperlo. Thank you.
Lucchetti. Vai Lucchetti! Prima premiamo le donne, questi assoluti, vince l'assoluto bikini per questa notte delle stelle 2022, la vincitrice categoria bikini, Lucchetti. Andando su a lavarmi, ho appena fatto le foto con tutti, ci siamo portati a casa l'assoluto, sono la persona più felice di questo mondo. Adesso mi lavo, mi cambio e andiamo tutti insieme a mangiare, a festeggiare, perché oggi è una giornata meravigliosa e io sono la persona più grata di questo pianeta. Andiamo a fare un po' di pappa, andiamo a festeggiare tutti insieme, siamo tipo in 30 raga, bellissimo, sei contento Caldiroli, hai qualcosa da dire? Senza parole, non mi aspettavo tutto questo insomma. Bello, cioè mi è tremato il cuore, infatti ho fatto un video. È la nostra notte delle stelle. Se tu guardi, ho fatto una storia dove tipo trema tutta su Instagram. Oh, stavolta il Caldiroli ha urlato un po' di più, ogni tanto sì. Lo sentivo subito, faceva così, basta. Ho detto vai Lucchetto, mi tremolava la voce, è vero. Andiamo a fare un po' di pappa, che poi stasera si riparte subito, non riusciamo neanche a goderci bene il posto. Schisamo? Se no non scendiamo, eh. Andiamo! Oddio! Ciao, patatino! Tieni! Amore! Dove sei stato? Sì, nelle tette. Bravo, Vanni! Sei stato bravo! Sì, ha vinto tutto! Sì, è! Sai che ho vinto? Tutto! Andiamo a mangiare? Sì, è proprio dobbiamo. Siamo splendida. La gang del bosco, ci siamo tutti. Tutto questo buonissimo
pancake e siccome ce l'ho sotto il naso da tipo 20 ore, mi hanno detto che c'è anche il cuore morto. Alla tua Giada. Scientificamente penso chiamarti alla follia. Siamo affamati. Sono le 8:30. Un po' di malta bastarda, vai. Si muove più, eh? 24. Gareggerei tutti i giorni se fosse così, che saremmo in vita. Sì, è bello. Giù, una piccola femmina che va in giro tutto il mondo. Stai giù. Vabbè, dopo aver chiesto se la pasta è cotta da crudo o cotta... È cotta la crudo o cotta? Ah, cotta la spesa, grazie. Qua. Nove mesi per capire... Buona tra. L'ora di tornare a casa. Abbiamo lasciato già le gine in macchina. Abbiamo ripreso le nostre borse. 1,50 vedo. 1,50? Così tanto? Yeah. Ma noi arriveremo prima. Tra l'altro mi sono tolta tutto, anche i capelli, dopo la bellezza di 3 giorni quasi. Dopo 3 giorni ho tolto 200 grammi di capelli, infatti mi sento molto più leggera già adesso. Anche le ciglia, mi sono struccata, sono tornata io. The best, vedete che ce l'ho, pochi e corti. I remember talking and drinking what we could find, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried, but then oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count my pennies or worship the Hollywood sign. Say, hey man, nice to meet you, they should take it one last time. And I know, cause I found some fake love. Is a bottle of wine. Ooh, I drink with you all damn night. Not trying to trade up. If we don't find money, then what we got, money just enough. We got some rich love.